Politicamente Scorretto 2011, siamo qui con Martina che ha partecipato a un campo di lavoro Libera Terra a Mesagne e a cui vorremmo chiedere innanzitutto come ha deciso di partecipare a questo campo di lavoro, come ha deciso di fare questa esperienza. Sono venuta a conoscere appunto questa opportunità dai responsabili del comune e sono interessata da tempo al tema della mafia. Ho partecipato a due incontri con Don Ciotti e scrittori, giornalisti che si occupano di mafia. Poi ho fatto un percorso all'università di giornalismo anche sui temi appunto legati alla mafia, per cui mi interessava vivere in prima persona che cosa sia Libera, che cosa faccia realmente e a dare appunto un contributo in prima persona al lavoro. Cosa ti aspettavi prima di partire e cosa realmente poi hai trovato lì e se quello che hai trovato ha soddisfatto le tue aspettative? Quello che ho trovato ha più che soddisfatto le mie aspettative da due punti di vista. Innanzitutto sapevamo come erano strutturati i campi e ci aspettavamo degli incontri molto più didattici, invece sono stati incontri molto, molto coinvolgenti e non solo sui temi legati alla mafia ma anche alla legalità più in generale. E inoltre eravamo stati preparati a una villa in condizioni più che pessime e invece era stata abbastanza risistemata tutta. È stata una bellissima esperienza anche dal punto di vista della condivisione della conoscenza degli altri ragazzi del gruppo. Ecco, tutti quanti prima di partire comunque sono sempre molto già affascinati all'argomento, come nel tuo caso. Poi una volta che si fa l'esperienza succede di essere addirittura sorpresi da molte cose che si immaginano ma si scoprono solo lì sul campo. Ecco, in che modo questa esperienza ti ha cambiato e in che modo questo cambiamento te lo stai portando dietro ora dopo l'esperienza dei campi di Libera? Che domanda difficile. Oddio, sicuramente c'è certe cose, la cosa che mi hanno colpito di più sono state le cose che non conoscevo, soprattutto il progetto che Don Raffaele fa di teatro nei carceri. È un progetto che coinvolge appunto mafiosi, anche non pentiti, e questa esperienza è quella che sicuramente mi ha toccato di più, anche il racconto del contatto fra questi mafiosi e i parenti delle vittime che hanno assistito ad un loro spettacolo. È stato molto molto toccante. E le testimonianze dirette appunto e anche i momenti informali, ad esempio abbiamo avuto la fortuna di avere degli incontri prossimi ai passi e i nostri ospiti si sono magari fermati con noi e sono saldate fuori degli argomenti, delle cose che magari in un'occasione un po' appunto più formale, quale i dibattiti non sarebbero venute fuori. Quello che mi porto a casa è sicuramente più consapevolezza e poi la concretezza appunto di poter fare veramente qualcosa.